Tradizione e futuro, questa è la Lamborghini Essenza SCV12, l'abbiamo già vista in anteprima circa una quindicina di giorni fa a Vallelunga, oggi la rivediamo nella sua veste definitiva, finalmente senza camuffatura, una vettura che in particolar modo nella zona frontale mi ricorda molto la Porsche 935 con questi fari bassi posti appunto nella parte bassa del paraurti, ma invece da un punto di vista meccanico è una macchina che è chiaramente Lamborghini, con un'aerodinamica studiata in collaborazione con il partner Dallara, ma soprattutto una meccanica che parla di motore V12 aspirato, l'ultima evoluzione del 6005 aspirato, con 830 cavalli che spingono una vettura che pesa 1375 kg, non è nemmeno molto per tutte le cose che ha addosso, ma soprattutto per il motore che porta con sé, che trasferisce la coppia all'interno di un cambio X-Track a 6 rapporti, un vero cambio da corsa che sfrutta un differenziale autobloccante a controllo elettronico con una serie di mappature che sono studiate da Lamborghini per rendere questa vettura estremamente veloce sia in fase di inserimento curva, ma anche chiaramente nella fase della gestione dell'accelerazione. Ne faranno 40, per cui una macchina che nasce con un concetto di super esclusività, e questo è sicuramente un elemento chiave per questo modello, che avrà nella come parterre di clienti tutti, innanzitutto i clienti più affezionati ai Lamborghini, ma anche tutti coloro i quali vorranno vivere un'esperienza racing vera e propria, perché all'interno di Sant'Agata Bolognese stanno allestendo un capannone all'interno del quale il progetto SCV12, gestito da Squadra Corse, prenderà vita man mano, con una palestra dedicata, con dei coach dedicati, con una gestione delle vetture che le porterà in tutto il mondo a seguito del Lamborghini Super Trofeo, ma anche in sessioni dedicate semplicemente tra virgolette a questa vettura, e anche in sessioni private che il cliente può gestire nell'arco di poche ore. Per intenderci, telefono in Lamborghini e dico: voglio la mia Lamborghini Essenza SCV12 a Suzuka fra 15 giorni, loro entro 48 ore rispondono alla chiamata, quindi devono fare un preventivo, e nel caso in cui il cliente ovviamente accetti, devono organizzare, Lamborghini organizza tutto, portano la macchina, il cliente si deve semplicemente presentare con tuta e casco, ma forse nemmeno quello perché lo porta direttamente la Lamborghini, e divertirsi a bordo di questo mostro che viene sviluppato anche con la collaborazione mitica di Emanuele Pirro, pilota che nella sua carriera ha sviluppato anche le MP4 di Ayrton Senna e di Alain Prost, pilota che ha vinto 5 volte la 24 ore di Le Mans, che oggi è testimonial di Lamborghini come non solo come uomo immagine, ma anche come pilota, tanto è vero che si è preso la briga e anche l'onore di collaudare questa SCV12, che di fatto è l'essenza del brand Lamborghini, quindi scocca in fibra di carbonio, che ha un'omologazione FIA GT LMP1, non è una vera macchina da corsa, non nasce per fare le gare, ma in Lamborghini i ragazzi di Reggiani hanno voluto fare in modo che questa vettura avesse l'omologazione LMP1 FIA GT, quindi di fatto una vettura che senza roll bar, semplicemente con la fibra di carbonio, questa è la magia di questo materiale se utilizzato bene, ottiene questo tipo di certificazione, e allo stesso tempo gira attorno a questa scocca anche un'aerodinamica con un valore di pressione di 1200 kg a 250 km/h, per cui di fatto una macchina che viene risucchiata a terra, direi in modo notevole, peso sicuramente idoneo per una vettura che monta un motore stradale 12 cilindri di cilindrata, ma soprattutto direi una cura anche per quanto riguarda gli interni, con alcune soluzioni che anticipano quello che sarà poi il mondo del motorsport, con questo volante un po' a calice diverso rispetto a tutti quelli che abbiamo visto sino ad oggi, e che consente di avere un abitacolo diverso rispetto a quello che abbiamo visto ad esempio sulle GT3 Huracan o sulle Super Trofeo, e che appunto consentirà ai piloti di avere maggior controllo e chiaramente anche di avere un'idea di maggior modernità da parte di un interno da corsa che nel corso degli anni sì hanno subito diverse evoluzioni, ma questa è sicuramente una di quelle che porta di più il segno per quanto riguarda la parte estetica e chiaramente anche funzionale, visto che considerato che ci sono molte più funzioni sul volante, ma soprattutto sono molto più chiare rispetto a quelle del passato. Macchina che appunto, come dicevamo, vanta un rapporto peso potenza di 1,66, quindi per ogni cavallo ci sono 1,66 kg, ed è un progetto che costa circa 2 milioni
di euro più IVA, qualcosina di più, insomma il prezzo è più o meno quello, ma poi ci sono chiaramente tutti i plus che i clienti nel corso del tempo richiederanno a Lamborghini proprio per vivere al meglio. L'essenza e l'esistenza di questa vettura che dormirà a Sant'Agata Bolognese, poi se vogliono possono anche portarsela a casa, ma chiaramente la gestione fatta da Lamborghini Squadra Corse sarà esattamente quella di un team ufficiale con 40 piloti ufficiali che vivranno vita da pilota ufficiale nei contesti dei weekend di gara ufficiali Lamborghini, ma allo stesso tempo anche in weekend di gara o in scusate, in weekend di track day o appunto in sessioni private che ogni cliente vorrà e potrà fare sulla base delle proprie necessità. Andiamo a vedere anche cosa ha detto Stefano Domenicali, CEO di Lamborghini, quindi anche di Squadra Corse. Essenza SCV12 rappresenta la più pura esperienza di guida in pista che il nostro marchio possa offrire, un'impresa ingegneristica che sottolinea il legame indissolubile tra il nostro marchio e l'asfalto della pista. Lamborghini è un brand costantemente rivolto al futuro e cerca sfide innovative, ma non dimentichiamo le nostre radici e ciò che siamo, costruttori di auto super sportive. Essenza SCV12 è perfetto connubio tra il nostro spirito non convenzionale e la vera passione per il motorsport. Vorrei andare a vedere anche cosa ha detto Reggiani. Essenza, che è il Chief Technical Officer sempre di Lamborghini, Essenza SCV12 è la massima espressione del V12 aspirato, simbolo del nostro marchio sin dal 1963. Un progetto in cui abbiamo unito la ricerca della perfezione ingegneristica, un'aerodinamica raffinata, design futuristico, soluzioni innovative come la monoscocco in carbonio senza roll bar interno. Il risultato è una vettura coinvolgente, senza compromessi, nata per correre e per esaltare in pista le caratteristiche che hanno reso celebre Lamborghini nel mondo, offrendo le emozioni uniche e speciali che solo un brand come questo è in grado di regalare. Chiaramente la vettura si rifà a tutta l'esperienza GT3, chiaramente anche quella del Super Trofeo, per quanto riguarda ad esempio la dinamica di lavoro delle sospensioni, i fornitori che hanno collaborato alla costruzione di questa macchina e tantissimi altri elementi che rendono speciale questa Lamborghini Essenza SCV12. Il progetto ricorda abbastanza quello dell'FXX, ma appunto ci sono tanti elementi che rendono puro questo oggetto, a partire dalla scelta di utilizzare il motore V12 aspirato, ma anche di ripiegare tra virgolette su una fortissima evoluzione di quella che è la scocca della Ventadora. A dire il vero non è rimasto una sola pelle in comune con quella della 12 cilindri stradale, proprio per andare a dare vita ad una tecnica, ad un telaio che è futuristico, perché è pazzesco come è fatto, ma con un motore veramente old school che suona come un Formula 1 e che permette a questa macchina di andare veramente molto forte. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. viva la passione per l'auto e mi raccomando, full gas sempre dove possibile. Ciao!